A Belpasso i carabinieri hanno arrestato un 53enne accusato di picchiare e minacciare la moglie. La donna l'ha denunciato, l'uomo ora è in carcere. Incidente stradale nella tarda mattinata di oggi ad Adrano, il bilancio è di due feriti non gravi. L'impatto tra le due autovetture coinvolte è avvenuto in prossimità dell'incrocio tra via Piersanti-Mattarella e via Brunelleschi. Agenti del commissariato della Polizia di Stato di Adrano hanno individuato e denunciato otto tifosi per gli scontri avvenuti durante la partita di calcio Paternò-Gela. Nel corso dell'ultimo Consiglio Comunale di Adrano, il sindaco Fabio Mancuso ha relazionato sull'attività amministrativa svolta lo scorso anno. Il 2023, ha detto Mancuso, è stato l'anno di spartiacque tra la fase di programmazione e quella di realizzazione. La dranita Franco Zignale, che da 27 anni risiede in provincia di Padova, è stato eletto presidente di una importante sezione dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia del Veneto. Ai nostri microfoni Zignale racconta come un siciliano può integrarsi benissimo in altre regioni mantenendo le sue passioni e il suo impegno civico. Oggi si celebra la giornata del mare in un incontro a Gaete. Il ministro per le politiche del mare Nello Musume ci dice il mare nuovo motore di crescita. Clamorosa novità a Motta Sant'Anastasia in vista delle elezioni comunali dell'8 e 9 giugno. Il candidato di Danilo Festa si è ritirato, largo ad un'ampia coalizione che lancia per la corsa a sindaco l'ex dipendente comunale Nino Gulisano. A Catania, controlli nelle sale da gioco da parte della polizia amministrativa per fronteggiare il fenomeno del gioco d'azzardo e delle scommesse clandestine. Combinate sanzioni per un ammontare di 110.000 euro. Buonasera, nuova edizione con TVA Notizia. Apriamo con la cronaca. Bel Passo, i carabinieri. Hanno arrestato un 53enne accusato di picchiare e minacciare la moglie. La donna l'ha denunciato, l'uomo adesso è in carcere. Sentiamo. Maltrattamenti in famiglia. Con questa accusa i carabinieri della stazione di Belpasso hanno arrestato un 53enne responsabile di violenze fisiche e verbali nei confronti della moglie, una 46enne, anche lei di Belpasso. L'ultimo assurdo episodio è costato all'uomo l'arresto, con la donna che ha deciso di dire basta denunciandolo. La coppia già da tempo vive un grave momento di crisi, tanto da dormire in stanze separate. Ricostruendo i fatti, tutto è accaduto qualche giorno fa. Erano circa le 21 di sera, quando la donna era appena rientrata a casa al termine di una giornata di lavoro. Appena varcata la soglia di casa, è stata subito aggredita dal marito che l'ha accusata di non aver cambiato le lenzuola nel letto nella camera dove l'uomo dormiva da solo, come se la donna fosse la sua balia, se quella incommensa di rifare il letto fosse un obbligo. Per la donna, urla e umiliazioni verbali anche in presenza del figlio minorenne della coppia, per chiudere con la minaccia che, per quel comportamento, per l'uomo inqualificabile, gli avrebbe rotto tutti i vetri dell'auto in sosta sotto casa. La donna, temendo il peggio, visto i numerosi precedenti, ha chiesto aiuto alla 112 il numero unico di emergenza con l'invio di una pattuglia dei carabinieri. All'arrivo i militari dell'arma hanno trovato il 53enne al piano terra mentre raccoglieva della pasta caduta sul pavimento, mentre la donna era al piano superiore, visibilmente scossa e con gli abiti sporchi di pasta. Rassicurata dai militari dell'arma, ha raccontato tutto quello che era accaduto. La vittima ha ricostruito anni di vita da incubo a causa delle continue minacce, violenze verbali e fisiche. Non era la prima volta che lei decideva di dire basta, in passato aveva già denunciato il marito, salvo poi decidere di ritirare la denuncia, spinta dalle false promesse dell'uomo che prometteva di cambiare, una promessa mantenuta solo per poco tempo, con l'uomo che aveva anche intrapreso un percorso di disintossicazione dall'alcol. Poi tutto è tornato come prima, le botte e le umiliazioni per la donna sono ricominciate. In uno degli ultimi casi le ha anche tagliato le ruote dell'auto. I carabinieri, grazie ai racconti della vittima, hanno ricostruito numerosi episodi di violenza fisica e verbale. Da qui la richiesta d'arresto del Pubblico Ministero del Tribunale di Catania, con il provvedimento convalidato dal GIPA del Tribunale TNEO. Per il 53enne è scattata la custodia cautelare in carcere a Catania. Incidente stradale nella tarda mattinata di oggi ad Adrano il bilancio è di due feriti, non gravi l'impatto tra le due autovetture avvenuto in prossimità dell'incrocio tra via Piersanti-Mattarella e via Brunelleschi. Vediamo. Momenti di apprensione nella tarda mattinata di oggi per un incidente stradale avvenuto nella zona Cappuccini di Adano. Il bilancio è di due feriti non gravi. Rimpatto fra le due autovetture coinvolte, una BMW e un Opel è avvenuto in prossimità dell'incrocio fra via Piersanti Mattarella e via Brunelleschi uno scontro piuttosto violento che ha provocato ai conducenti delle due autovetture varie contusioni. Scattato l'allarme sul posto è giunta un'ambulanza del 118. Gli operatori sanitari, dopo i primi soccorsi sul luogo del sinistro, hanno trasportato i feriti in ospedale per ulteriori accertamenti. Agenti del commissariato di Stato della polizia di Adrano hanno individuato e denunciati otto tifosi per gli scontri avvenuti durante la partita di calcio tra Paterno e Gela. Sentiamo. Cinque tifosi del Paternò Calcio e tre sostenitori del Gela sono stati deferiti all'autorità giudiziaria dai poliziotti del commissariato di Adrano per gli scontri avvenuti in occasione del match Paternò Gela, disputatosi lo scorso 7 gennaio sul campo dello stadio paternese Falcone Borsellino e valevole per il campionato di Eccellenza. Nonostante l'intervento delle forze dell'ordine abbia impedito alle tifoserie delle due squadre di scontrarsi fisicamente, dopo il fischio d'inizio alcuni tifosi hanno iniziato a lanciare oggetti e fumogeni. Alcuni ultragoalesi in particolare, oltre a lanciare petardi all'indirizzo della tifoseria opposta, hanno gettato fumogeni sul terreno di gioco. Il personale del commissariato di Adrano ha quindi avviato un'attività info-investigativa per individuare i responsabili risalendo e identificando i Tifosi del Paternò e i tre della squadra ospite. I sostenitori paternesi sono stati indagati in stato di libertà per il lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive. Due di essi, già destinatari del cosiddetto DASPO sportivo, sono stati anche denunciati per la violazione del divieto di accesso nei luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive. Indagati per il reato di lancio di materiale pericoloso in occasione delle manifestazioni sportive, anche i tifosi del. Gela. Cambiamo argomento. Nel corso dell'ultimo Consiglio Comunale di Adrano il sindaco Fabio Mancuso ha relazionato sull'attività amministrativa svolta lo scorso anno. Il 2023, ha detto Mancuso, è stato l'anno di spartiacque tra la fase di programmazione e quella di realizzazione. Sentiamo. Nota del Comune di Adrano sulla relazione annuale del sindaco Fabio Mancuso dell'altro ieri in Consiglio Comunale. Nella nota si legge il 2023 anno di spartiacque tra la fase di programmazione e quella di realizzazione, così il sindaco di Adrano Fabio Mancuso ha introdotto la sua relazione annuale al Consiglio Comunale non tanto come un dovere di legge ma come una condivisione per quanto fatto, programmato e realizzato nel corso del 2023. Infatti, è sotto gli occhi di tutti come Adrano si sia trasformata, a partire dal mese di settembre, in un cantiere a cielo aperto. Si tratta di opere pubbliche che vanno a delineare un nuovo volto della città di Adrano dal punto di vista urbanistico e ambientale per il suo complessivo decoro urbano tre principali successi dell'anno scorso e ritengo di non esagerare perché rispettare il cronoprogramma imposto al PNRR non era certamente facile e agevole, ha precisato Fabio Mancuso, desidero menzionare tra gli altri l'apertura dei cantieri per la riqualificazione del centro storico e della rigenerazione urbana con un piano di investimento di circa 80 milioni di euro. Mancuso, continua la nota, ha elencato i numerosi progetti avviati, tra cui la riqualificazione del centro storico e la realizzazione di opere pubbliche che interessano tutta la città, volte a migliorare la qualità della vita dei cittadini e stimolare la crescita economica locale. Ha inoltre sottolineato il sostegno alla sostenibilità ambientale e all'efficientamento energetico con la riduzione dei consumi di energie primarie e la promozione del riciclaggio. La relazione ha dedicato ampio spazio al settore sociale. Il comune di Adrano Capofila del Distretto Sociosanitario di 12, nell'ambito degli interventi contro la povertà e la cura dell'infanzia e anziani, ha assicurato una capillare assistenza alle persone vulnerabili e un forte impegno al contrasto alla violenza sulle donne. Per quanto riguarda il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, pur nella consapevolezza che non occorre abbassare la guardia in merito al problema dell'abbandono indiscriminato dei rifiuti da parte di una minoranza di utenti che si sta contrastando con l'attività di vigilanza e il posizionamento di videotrappole, sono stati conseguiti significati risultati con una percentuale del 71% di raccolta differenziata, con un incremento di livelli di raccolta differenziata di 3 punti percentuali. Il sindaco, continua la nota, ha concluso la sua articolata esposizione ringraziando la squadra amministrativa, il segretario generale, i funzionari, il Consiglio comunale e soprattutto il vasto e articolato mondo dell'associazionismo e del volontariato presente e proficuamente impegnato in città. E ha ricordato inoltre di avere il privilegio di essere sindaco di una città in cui il contributo sociale disinteressato di tale associazionismo rende Adrano più solidale e attenta ai bisogni. La dranita Franco Zignale, che da 27 anni risiede in provincia di Padova, è stato eletto presidente di un'importante sezione dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia del Veneto. Ai nostri microfoni, Zignale racconta come un siciliano può integrarsi benissimo in altre regioni mantenendo le sue passioni e il suo impegno civico. Vediamo. Franco Zignale, 57 anni, ad Anita Doc, sposato, quattro figli da 27 anni, risiede e lavora in Veneto, rimane sempre legato alla sua terra, ma lui rappresenta il più classico esempio di come una persona può integrarsi in qualsiasi città mantenendo le sue passioni, il suo impegno civico e politico. È stato infatti segretario del Partito Democratico ad Albignasego, comune in provincia di Padova, ha ricoperto cariche sindacali ed da recente presidente di una importante sezione veneta dell'AMPI. Zignale in questi giorni ad Adrano è venuto a trovarci in redazione e noi lo abbiamo intervistato. E adesso c'è una carica nuova, da qualche anno anche segretario dell'AMPI. Del tuo paese in provincia di Padova? Sì, esattamente. Sono presidente della sezione Silla di AMPI della provincia di Padova. È la sezione più, più grossa. E sono orgoglioso come presidente di essere appunto di essere presidente di questa sezione grossa. Superiamo, insomma, 300 iscritti. Quindi è notevole, diciamo è, ed è un incarico che hanno voluto, io ho riscritto semplicemente un iscritto, hanno voluto tutti il direttivo di questa, di questa sezione e quindi per me è anche un, un onore. Stiamo parlando dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia. Esattamente, l'AMPI è l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia che oggi, da ormai da tempo, ha aperto... Eh, evidentemente anche per motivi sappiamo che ormai i partigiani stanno scomparendo, stanno finendo perché l'età è quella che è e quindi oggi basta essere antifascista e rifarsi alla Costituzione italiana appunto nata dall'antifascismo. Tu sei da quasi 27 anni in provincia di Padova con tutta la famiglia, tua moglie di Adano, quattro figli. Eh, insomma, come vive un siciliano, un Adanita, eh, le sue passioni lontano dalla sua terra? Beh, oggi devo dire che siamo pienamente integrati. Basti pensare, insomma, cioè, io... Già i due ragazzi, il ragazzo e la ragazza più grandi che ormai abitano per conto loro, quindi sono usciti di casa. C'è ancora i due più piccoli a casa, però siamo integrati come sono integrati loro, hanno studiato, mia figlia si è laureata, mio figlio lavora già da anni per, per conto suo, insomma c'è veramente la possibilità per chi, per chi ha veramente voglia. C'è qualcosa in particolare che ti manca della tua danza? Sicuramente gli affetti, gli affetti sono la cosa principale, quindi parenti, poi tanti amici e, e come ricordavo in un'intervista di tanti anni fa, eh, le pietre, le case, le strade, cioè passeggiare fra le vie del, del tuo paese dove sei nato, dove correvi da bambino, certo fa sempre un certo effetto. In casa parlate ad Anita ogni tanto, immagino con tua moglie? Allora, sì, fondamentalmente con mia moglie si parla ancora in dialetto adranita e e anche con i miei figli, allora fondamentalmente parliamo poi con i ragazzi, parliamo in italiano, però i ragazzi capiscono perfettamente quando noi parliamo in dialetto in adranita e, e quello spesso magari capita quando magari la moglie si arrabbia con i ragazzi e quindi li sgrida, li sgrida in dialetto, ecco. perché forse fa più effetto, eh, giusto? Esattamente, forse è più, è più incisivo il richiamo, sicuramente sì. Però i ragazzi capiscono tutti il, il dialetto siciliano della Nita. Franco, tu qualche anno fa sei stato segretario del PD del tuo paese, hai ricoperto anche importanti incarichi sindacali eh, oggi presidente dell'AMPI. Eh, insomma, c'è un rapporto particolare soprattutto con i leghisti del Veneto. Ti chiedo come vedono loro questo tuo impegno ecco, nella loro terra. Ma diciamo che con, con persone che, con cui riesci a parlare non ci sono problemi anche se militano nella Lega. Oggi magari riconoscono dopo tanti anni, eh, pesando la persona che hai davanti, cioè, eh, valutandola per quella che sei, per il comportamento e per tutto il resto, non, non ho grossi problemi assolutamente. Non, poi le persone un po' vecere li trovi ovunque, non solo nella Lega. Oggi si celebra la giornata del mare in un incontro a Gaeta. Il ministro per le politiche del mare Nello Musume ci dice... Il mare, nuovo motore di crescita, sentiamo. Oggi 11 aprile si celebra la giornata del mare a Gaeta. Gli incontri più significativi, quelli del Summit nazionale sull'economia del mare Blue Forum. Una giornata ricca di dibattiti e spunti che vede il confronto fra i protagonisti del sistema mare con gli esponenti del governo. Presente fra gli altri il ministro per le politiche del mare Nello Musumeci. Ecco un momento del suo intervento a Gaeta. Noi riteniamo che la celebrazione della giornata del mare non sia soltanto un'abilità di calendario, diventa, anzi non lo è del tutto, diventa una preziosa occasione per parlare di questa straordinaria risorsa della natura, essenziale, indispensabile, e per invitare... Tutti alla riflessione sulle cose che potevano essere fatte e non sono state fatte, su quelle che abbiamo tutti il dovere di fare. Le cose da fare caratterizzano l'uomo di governo, chi gestisce la cosa pubblica. Ma quando si parla di mare ci si rende perfettamente conto di quanto notevole e robusto sia l'arretrato. Eh, dico sempre che c'è voluto coraggio da parte di questo governo di centrodestra, quindi di tutte le forze politiche che lo compongono, per aprire, accendere un riflettore sul mare. Eh, è stato fatto con coraggio ma anche con lungimiranza, perché abbiamo compreso tutti che Il mare può diventare il nuovo motore di crescita dell'economia italiana. Non che non lo sia stato nel passato, ma forse non è stata sufficientemente utilizzata questa risorsa. Il mare come risorsa e come tutte le risorse va sfruttato responsabilmente e va tutelato con altrettanta responsabilità. Clamorosa novità a Motta Sant'Anastasia in vista delle elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno. Il candidato di immagina Danilo Festa si è ritirato largo dunque ad un'ampia coalizione che lancia per la corsa al sindaco l'ex dipendente comunale Nino Gulisano. Sentiamo. Cambiano gli scenari politici a Motta Sant'Arastasia in vista delle elezioni comunali di giugno. In un'assemblea organizzata dal gruppo Immagina, oggi all'opposizione che soltanto qualche giorno fa aveva presentato la candidatura a sindaco di Danilo Festa, sarebbe stata per lui la terza scesa in campo per la sindacatura di Motta, è stata annunciata un'intesa con un secondo gruppo denominato Motta Cresce, facente capo all'ex tecnico comunale Nino Gulisano, geometra che per oltre un trentennio ha lavorato per l'ente Mottese proprio Gulisano sarà il candidato sindaco della larga coalizione, una scelta che spariglia le carte e che di fatto accende la campagna elettorale in paese. Il passo indietro di Danilo Festa è stato definito durante l'incontro un sacrificio necessario per raggiungere l'obiettivo dichiarato di rilanciare il paese vincendo le elezioni. Una larga intesa che mette da parte, secondo quanto dichiarato, le diverse ideologie politiche di chi ne fa parte, facendo confluire personalità di centrodestra e centrosinistra. Fino a poco tempo fa Lisano collaborava al comune con l'attuale amministrazione del sindaco Anastasio Carrà e addirittura si vociferava nei mesi scorsi potesse essere il suo successore notizia poi superata dalla decisione dell'oggi deputato nazionale in orbita lega e del suo gruppo di appoggiare lo storico vice sindaco mottese Antonio Bellia. Al momento dunque a contendersi il ruolo di primo cittadino ci sono Antonio Bellia in rappresentanza dell'amministrazione uscente Daniele Capuana che ha già mesi fa sciolto le riserve lavorando alla propria campagna elettorale con la formazione di una lista Civica e Nino Gulisano. Abbiamo trovato questa moneta di intesa con il gruppo di immagine e il mio gruppo e tutti insieme stiamo cercando di migliorare eh, la guardia delle vite a motta, vediamo dove possiamo fare. Abbiamo le idee chiare su come andare, su come cercare di amministrare e su questo non ci sono abruglie. Cercheremo in tutti i modi, tutti i modi per motta insieme di portare avanti le nostre idee e dei progetti validi per lo sviluppo e il futuro di Mozart. Questo, questo progetto fa fulguire forze da tutte le eh, parti politiche, non c'è più un partito, non c'è più un centro-destra, un, un centro-serista, centro siamo da una coalizione che porteremo avanti lo sviluppo di questo paese per attrarre investimenti, per attrarre turisti, per attrarre quanto più possibile eh, quello che... Può servire per molto per lo sviluppo perché siamo avuto dei problemi nel passato, non ne vogliamo avere più. Yeah. Abbiamo da rendicorire i nuovi dirigenti che devono essere per forza messi al modo posto e ordinare gli uffici con le proprie competenze e fare in modo che tutti gli impiegati e i dipendenti possano lavorare in modo sereno, senza pressione da parte della politica e senza nessuna. Eh, nessuna motivazione ostativa al loro lavoro perché conoscono per più dipendenti e li metteremo in condizione di migliorare le professionalità e di fare in modo che possono lavorare ancora meglio e possono fare di più e meglio. Ci spostiamo adesso a Catania controlli nelle sale da gioco da parte della polizia amministrativa per fronteggiare il fenomeno del gioco d'azzardo e delle scommesse clandestine combinate sanzioni per un ammontare di 110.000 euro, vediamo. Nel corso dei servizi predisposti dal questore di Catania finalizzati a controllare il fenomeno del gioco d'azzardo e delle scommesse clandestine la squadra della divisione di polizia amministrativa della Questura nella serata dello scorso 6 aprile ha effettuato diversi controlli presso sale gioco dell'area urbana catanese. In una sala gioco del quartiere San Cristoforo gli operatori di polizia hanno trovato installato e funzionante un apparecchio elettronico da gioco a LED luminosi rotanti ad alea programmata, sprovvisto di titoli autorizzatori e non conforme alla normativa vigente. Di conseguenza, l'apparecchio elettronico è stato sottoposto a sequestro amministrativo. Al titolare della licenza è stata comminata una sanzione amministrativa per l'illecito rilevato per un ammontare di 10.000 euro. Le attività di accertamento si sono poi estese alla zona del Corso Italia, dove è stata controllata una sala gioco dove sono stati trovati, anche qui installati e funzionanti, 11 apparecchi elettronici da gioco del genere vietato che visualizzano il gioco del poker. Oltre a slot machine con sette avventori intenti a giocare. Anche in questo caso gli apparecchi elettronici da gioco sono stati sottoposti a sequestro amministrativo e al titolare della licenza sono stati contestati 11 verbali per l'illecito amministrativo con sanzioni per un ammontare di 110.000 euro. E con questo servizio si chiude l'edizione odierna del nostro telegiornale. Prima di salutarvi, vi ricordo come sempre che potete seguire la nostra informazione anche sul nostro sito internet tvasicilia.it e sui nostri canali social: Facebook, YouTube, Instagram e X. Da parte mia è tutto. Grazie per la cortese attenzione. Una buona serata.